Buonasera, ben ritrovati. In primo piano i risultati post-elettorali. Anche Senigallia è rappresentata in Parlamento grazie alle elezioni in Senato di Silvana Amati, eletta per il DS. La neosenatrice ha espresso soddisfazione per la vittoria, seppur sofferta, del centro-sinistra a livello nazionale e si è detta felice di poter rappresentare Senigallia in Senato. Per quanto riguarda invece i voti che sono usciti dalle urne senigallesi, il centro-sinistra è risultato vittorioso con il 60% dei voti rispetto al 39,78% del centrodestra. Da notare la crescita relativa di alcuni partiti rispetto alle politiche del 2001, in particolare di Rifondazione Comunista che avanza di 3 punti percentuali, dell'UDC che triplica addirittura la propria percentuale ed un lieve aumento pari all'1% anche per il DS. Perdono voti invece Forza Italia, meno 5 punti percentuali rispetto al 2001 e anche la Margherita che ne perde altrettanti. E passiamo adesso alla cronaca, ancora atti vandalici, danni degli stabilimenti balneari. Alla vigilia dell'inizio della stagione estiva, un nuovo danneggiamento alle strutture balneari è stato registrato presso i bagni Miami Beach numero 100 sul lungomare Alighieri. Alcuni vandali hanno scardinato la porta di una delle cabine, fatto a pezzi una delle aiuole e rotto l'altra di una finestra. Un episodio grave che si aggiunge ai danneggiamenti già subiti alcune settimane fa dai bagni 76 e dal villaggio turistico Benvivere. E passiamo adesso alla musica, parliamo di Scorribande che si è conclusa la manifestazione per giovani band emergenti sabato scorso e che ha decretato i vincitori finali. La manifestazione, lo ricordiamo, è stata organizzata per la sua settima edizione dall'assessorato alle politiche giovanili del comune di Senigallia in collaborazione con Musiche. Primi classificati per la categoria brani propri sono stati i Liri Carati di Montemarciano, mentre per i gruppi delle cover a vincere l'edizione di Scorribande Ribando 2006 sono stati Soundgood. Entrambi i gruppi hanno vinto un weekend a Londra. Il Senigallia è stata invasa dai giovani nel ricordo di Papa Giovanni Paolo II. Si è svolta infatti sulla spiaggia di Velluto la giornata mondiale della gioventù, iniziata con un incontro di preghiera in cattedrale e conclusasi al Teatro La Fenice con uno spettacolo dedicato a Giovanni Paolo II, ideatore della giornata della gioventù. In molti poi ovviamente sono stati i giovani presenti in Duomo, uniti al vescovo e diversi sacerdoti che hanno voluto riflettere e riscoprire insieme attraverso varie testimonianze i valori della vita. Era questa l'ultima notizia, buona visione del film, uno sguardo prima però alle previsioni del tempo. Se cerchi la convenienza, la qualità, la comodità per i tuoi acquisti, Centro Commerciale Il Maestrale a Cesano di Senigallia. Una grande realtà per lo shopping con 50 negozi. Una grande realtà per la spesa con un ipermercato Ipercoop. Centro Commerciale Il Maestrale. Grande e vicino. Strada Statale Adriatica Nord, Cesano di Senigallia. Nei prossimi giorni su Senigallia è previsto cielo parzialmente nuvoloso con temperature stazionarie alle minime intorno ai 9 gradi, in aumento le massime che arriveranno a 16 gradi. Al Frantoio Belfiore, la spremuta delle olive è una tradizione più che centenaria. Con grande passione si lavora, valendosi di tecniche antiche tramandate da generazioni. La spremitura delle olive avviene sempre rigorosamente a freddo. La terra argillosa collinare ed il clima mite di mare donano all'olio Belfiore un inconfondibile raffinato aroma, quasi un profumo di storia locale. Al Frantoio Belfiore assaporerete il gusto della tradizione centenaria del paese di Scapezzano, dove storia e cultura si fondono con l'amore per la terra. Quest'anno è possibile devolvere il 5 per 1000 anche alle Onlus. Il comitato Rudi Onlus destinerà l'intera raccolta per la messa a punto della cura contro l'atassia di Friedreich. Devolvi il tuo 5 per 1000 al comitato Rudi Onlus, apponendo nel modello 730, allegato B nel primo riquadro, la propria firma e il codice fiscale del comitato Rudi Onlus 976-382-119. Per informazioni rivolgetevi al sito www.fagofar.org.